Siamo qua con un'altra storia alternativa di Dragon Ball, Super Sonic. Voi, oh, la pianta fare il culo. Adesso, dalla parte prima a quella di adesso, sono cambiate delle cose. Vabbè, non è vero. E ho sbloccato le storie alternative di un po' di gente, tipo quella di Ginyu, quella del Dottor Gero, quella di Cell, quella di Majin Buu, questa qua è quella di Gotenks. Questa qui è la saga di Majin Buu, che ancora non so se faccio questa, ma nel dubbio comunque l'ho comprata perché costava solamente 100 euro, quella degli androidi. Quindi direi di fare senza indugi quella di Ginyu, anche se a me Ginyu fa abbastanza cagare, comunque fa niente. Goku o Ginyu? Ah, adesso ho visto cosa è Goku, meno male. Meno male, che bello. Sul Planet Namek si scatena una violenta battaglia per le sfere del drago. Gli ordini di Frieza, 5 guerrieri si affrontano. Un gruppo di esseri scelti nell'universo intero, la temibile squadra Ginyu. Soltanto Ginyu. È bello perché lui dall'altra parte c'ha lo scouter piazzato sempre. Soltanto Ginyu però è rimasto per affrontare Goku. Ha inizio la lotta tra Goku e Ginyu per le sfere del drago. Mi dispiace se è costretto a farlo, ma devo ucciderti. Nessuno! No, aspetta. Nessuno può uccidermi! Combattere con questo tipo, dopo tutto, può essere interessante. Finalmente una possibilità per mostrare il mio vero potere. E vabbè, io salvo lo stesso per fare prima, perché casomai perdessi, mi sembra il caso di salvare. Ma comunque mi sa che i cattivi non ce l'hanno il finale aggiuntivo, quelle robe lì. Secondo me no, perché Freezer non ce l'aveva. Ok. Ah, comunque per sbloccare, c'è anche un posto che si chiama museo da sbloccare, che però costa 4.000... soldi del gioco, non so come, non, tipo punti Z credo, quindi non penso che lo utilizzerò mai, ma se in caso lo facessi lo mostrerei in un video, quindi non dovete rompervi i coglioni voi, me li romperò io a prendermi tutti quei soldi. Ok, sto guardando giusto per curiosità se c'è il cambio di corpo, Ginyu, ma boh, niente. Hanno che non c'era dal basso, ma secondo me no. Semplicemente sputa fuori l'onda dalla bocca come se fosse proprio un attacco, quello di Nappa, praticamente. Tu hai degli altri poteri nascosti, non pensavi che l'avrei notato? L'hai scoperto. Lo so, è una forza stupefacente. Mi piace quel corpo potente. Che cosa? Ti piace? Cambio! Proprio cambio! Quello della macchina. Ho scambiato il... No, aspetta. Ho scambiato il mio corpo con il tuo. Cosa succede? Come è potuto accadere una cosa del genere? Dopo lo scambio di corpi con Goku, Ginyu lascia il suo vecchio corpo e vola via. Le sfere del drago vengono nascoste in un luogo sicuro per garantirne la consegna a Frieza. Il grande errore del rimorso di G. Rimorso? Boh. Ma le sfere del drago sono state scoperte! Cos'è successo? Goku! Ce l'abbiamo fatta! L'hai presa tu, vero? Oh, sei tu! Come sapevi dove trovare le sfere del drago? Con i radar del drago, naturalmente. Radar? Non immaginavo esistesse niente di simile. Ehi, tu! Tu non sei Goku! Cosa sta succedendo? Ho appena scambiato il suo corpo con il mio. Questo corpo è molto più forte. Bene, io sono Ginyu della squadra Ginyu. È giunto il momento di vedere quale potere nasconda Goku. Immagino che ho i poteri proprio di Goku, cioè onda energetica, energia sferica, tutte quelle cose lì. Che è una cosa che non è che abbia tanto senso, effettivamente, però è meglio di quella roba che ha fatto da Tenkaichi 2 in poi, che cambi corpo e poi dopo non c'è più tecnica, diventi una merda. A quel punto lì tanto vale non cambiare il corpo. Cioè, a livello di videogiochi ha più senso, vuol dire. Thank you.
Ok. Vediamo un po' se posso fare. E la posso fare! Posso fare la famosa tecnica di Recaio che venne insegnata a Ginyu quando Ginyu andò da Recaio. Vabbè, sto dicendo le cazzate, però sto dicendo apposta, Anche senza l'uso dei poteri di Goku è comunque in grado di sconfiggere Krillin. In realtà l'ho usato, hai voglia che li ho usati. Non pensavo che quel piccoletto fosse così forte. Ho bisogno di ricorrere ai poteri nascosti di Goku. Ehi, Ginyu, perché non combatti contro di me? Cosa? Ginyu viene messo alle strette da Vegeta, questa volta tenta di scambiare il corpo con Vegeta. Con la faccia di Ginyu ovviamente lo fa, non con la faccia di Goku. Croak! Ginyu diventa una rana, e che sfiga, anche nel suo, anche nella storia dove dovrebbe essere, diciamo, idealizzato al massimo, diventa una rana lo stesso. Ginyu mette piede sulla terra. Che succede? Tutto esplode? Tu! Cosa mi hai fatto? Io sono una rana! Cosa succede qui? Il combattimento tra Goku e Frieza provoca il collasso di Planeta Namek. No! Faccio la voce un po' da rana, se mi viene, perché essendo una rana. Ginyu riesce a malapena a salvare Frieza. Cioè, in formato di rana, ovviamente, perché è una rana può fare... Riesce a salvare Frieza e a fuggire da Planeta Namek. Rana. Ormai è condannato. Un anno dopo... Ginyu e Frieza mettono piede sul pianeta Terra. Così questa è la Terra, non male come pianeta, direi. Ginyu, trova immediatamente tutte le sfere del drago, raccogliere tutte e sette, portale qui. Dovrebbe essere semplice, Frieza, qualcuno sta avvicinando. Mi chiedo che cosa vogliono i terrestri. Sono venuto per ucciderti. Quanta ignoranza, Ginyu, distruggilo. Sei signore, lascialo pure a me. Qui, in un ambiente di Dragon Ball normale, Ginyu dovrebbe essere morto e stramorto. ma decisamente sì. Ok. Vediamo un po' che riesco a combinare, Ovviamente avendo una mossa a destra forte, la faccio subito. E tolgo metà vita, quindi va benissimo. Ok, non è la mossa finale questa. È morto praticamente Trunks, dai. Durato un cazzo. Perché è stato comunque il secondo sconto che ho... Terzo sconto che ho fatto. Sì, terzo sconto che ho fatto. Che cosa succede? Maledizione! Devo consegnare questa medicina. Il futuro... Ben fatto, Ginyu. Sapevo che c'era un motivo per salvarti. È un onore servirti, Frieza. La rabbia di Vegeta. Comunque è bello che siamo messi proprio a fare la modalità storia alternativa di Ginyu, cioè... Personaggio del cacchio totalmente, cioè, vabbè. Cosa? Frieza, ce n'è un altro, è Vegeta. Frieza! Sei ancora vivo, combatti contro di me. È Vegeta, nonostante la tua amara esperienza. Vuoi ancora opporti a me? Non lascerò neanche un Saiyan in vita. Frieza, non ti preoccupare di questo buffone, lo sistemerò io! Stai indietro, vermiciattolo! Io combatto soltanto con Frieza. Sei coraggioso, piccolo uomo. Ti mostrerò quello che un grande guerriero ha dentro di sé. Boh, ma questa storia qua sta prendendo dei svolti veramente idioti. Dai, che cazzo fai? Cioè, come cazzo fa Ginyu a poter sconfiggere Vegeta? Capisco che è un what if a tutte quelle pippe lì, ma... Che è diventato più forte del Super Saiyan, che cazzo? Quindi Frieza... Cioè, se Ginyu è diventato più forte del Super Saiyan, Frieza qua è diventato... Più forte di Gogeta di quarto livello, non lo so, che cazzo è diventato? Ma ora la potenza, Ma neanche nel primo sconto della modalità... Ma neanche nel primo sconto di nessun posto ho fatto così poca fatica a uccidere qualcuno. Sto andando, Frieza!
Guardate un attimo, Per il programma qua saranno un po' di... Ok. Lascio tutto nelle tue mani, aspetterò la nave spaziale. Se il signore lo lascia pure a me. La posizione del radar del drago. Cosa? Lo scout di Gigno ha captato un segnale che viaggiava ad alta velocità. Goku, ti aspettavamo, raccoglierò velocemente le sfere del drago e curerò le tue ferite. Si tratta di Krillin per curare Goku che raccoglie tutte le sfere del drago. Ah! Oh, non pensavo fossi tu, rifiuto di Planet Namek, sei ancora vivo. Tu sei Gigno, io credevo che fossi morto. Andavo così di fretta che non avevo neanche notato la presenza di qualcuno. Ho capito quella cosa che hai e il radar per... E il radar per trovare le sfere del drago, giusto? Sei sbagliato! Se me lo consegni senza storia ti risparmierò la vita. No! Chi potrebbe mai dare qualcosa a te? Sì, in effetti non ha un aspetto rassicurante, Quella faccia viola, tutta rugosa, i cornini. È abbastanza non rassicurante. Dimmi cosa sto guardando, Gigno sulla terra che va a combattere contro Krillin. Che cazzo succede? Ok. Cioè, Krillin che ha detto vaffanculo in giapponese. No, vabbè, in realtà ha detto... Sembrava che dicesse vaffanculo in italiano mentre parlava in giapponese. Mentre imprecava in giapponese, probabilmente perché... Oh, merda, oh, non mi ha preso. Questa mossa qua mi sa che manco è di Gigno, è di Gis questa mossa. Minchia, ma io ho tolto un disco solamente con qualcosa, un attimo che... Se gli do un pugno mi sa che muore. Se riesco a taglierlo, si intende. Ma che... Se vai! Bel tentativo, ma tu non sai nulla dinanzi a me! Dammi il radar! Fermo! Ridammelo, dannazione! Ridammelo! Con questo radar trovare le sfere del drago sarà un gioco da ragazzi. Dopo aver preso il radar del drago, inizia a donare le sfere del drago. Lotta per le sfere del drago, vai. L'ho trovata! Questo radar è l'unico modo per riuscirci. Con il potere del radar del drago, Gigno trova velocemente la prima sfera del drago. Ma Gigno non è il solo a cercare la sfera del drago. Ehi, credo che dovrai darmi quella sfera del drago. Allora anche qualcun altro alla loro ricerca. Jade è compasso di fronte a Gigno con l'androide numero 18. Proprio assieme, così. Al suo fianco. Per opporsi all'improvviso arrivo di Frieza, anche Gero inizia a donare le sfere del drago. Sembra che tu non abbia alcuna intenzione di darmela. Bene, numero 18. Uccidila e prendi la sfera del drago. Ricevuto, dottor Gero. Così, proprio obbedisce. Obbedisce. Il numero 18 obbedisce ciecamente al dottor Gero, ovviamente. Ok. Questa mi sa che sarà una battaglia un po' più difficile, perché dai, siamo contro C18. Niente, a quanto pare sono tutte facili le battaglie qua. Cioè, ma ci ho messo un secondo a ucciderla. Un attimo, così, pum. O perché pensare che un Gigno fosse un personaggio totalmente di merda, che ha deciso di semplificare tutto al massimo. Al termine del duro combattimento, Gigno sconfigge il numero 18. Non avrei mai pensato che il numero 18 potesse essere sconfitta. Ormai sconfitto, Gero lascia la scena. Sei scappato senza segnare sullo scouter. Cosa significa?
Bene, mi occuperò di chiunque mi intercederà. La raccolta delle sfere del drago è la mia priorità. La raccolta delle sfere del drago, proprio la stessa cosa che ha detto prima. Ma quanto è noiosa la storia di Ginyu, sinceramente, è una palla. Qualche ora dopo Ginyu ha donato 4 delle 7 sfere del drago. Sempre solo 4 su 7. Ne rimangono 3. Cos'è questo? Il radar del drago dice che 2 sfere si trovano nello stesso posto. Che fortuna, le prenderò tutte e due. Se avete notato che la mia voce di Ginyu è cambiata, perché la mia gola soffre a farla. Quindi, visto che è tutta con Ginyu, ho detto vaffanculo, faccio così. Allora eri tu, non so cosa hai intenzione di fare donando le sfere del drago. Le sfere di drago. Ma lascia perdere e dammele. Io sapevo che saresti venuto. Se ti sconfiggo e prendo le tue 4 sfere del drago, me ne manca una sola. Pensi veramente che io le possa consegnare a Frieza? Combattiamo e il vincitore potrà prendere tutte le sfere del drago. Grazie a quello che ho appreso dal tuo combattimento con il numero 18, io vincerò. Salviamo. Vediamo un po' che ci aspetta in questo scontro. Di bello, vabbè, che di bello. Per adesso ho visto veramente poco, proprio una palla questa storia qua. Perché a parte che non so perché sia così facile, perché prima non erano così facili. Ma però tantissima vita oltretutto, cioè boh. Dai, uccidilo e facciamo finire, boh. Ma non so perché... Boh, ma... Io continuo a pensare, boh, ma... Perché qui almeno siamo già... Mi impampino, cioè non dovrei registrare l'età di notte. Ma in realtà sono le 2, però vabbè. No, ma il fatto è che non ho mica cambiato difficoltà o niente, eh. Mi sa che non si può neanche, quindi boh. Spiegatevi nei commenti secondo voi perché succede, ma... Ne manca solo una, Frieza sarà contento. Dovrei comunicare il mio successo. L'ultima sfera del drago. Rimane soltanto una sfera del drago dopo aver incontrato Frieza. I due si dirigono verso il luogo dove è situata la sfera. Ma Piccolo e Gohan li stavano aspettando. Sei arrivato, Frieza. Tu non credevo che fossi ancora vivo. E rifiuta il Super Saiyan? Frieza, non si tratta di un errore. Hanno loro la sfera del drago. Questo è un bene. Non lascerò neanche un Saiyan vivo. Ora vi ucciderò lentamente. Non uccidere il Namekiano. Se muore, le sfere del drago svaniscono. Ricevuto, non lo uccido, ma lo faccio soffrire. Ok, ma sarebbe proprio meno discorso non farlo neanche soffrire, cioè, lo rinchiudi, che cazzo ne so. Ok, Ginyu e Frieza contro Gohan e Junior. Vabbè, a parte il fatto che Gohan è Super Saiyan, non sarebbe neanche così troppo strano, effettivamente. A parte Junior, effettivamente Junior in quella parte della saga ormai Junior era rana. Aia. No, sono partito troppo male, mi dispiace, ma... E a rana oppure Bulma, però non combattono, mi sembra. E tipo ci sono 2 o 3 episodi dove Junior prende il corpo di Bulma, proprio il cambio di corpo con Bulma. È bello perché tipo, non so in giapponese ma in italiano, faccio tipo tutta la voce da gay, era bellissimo. Lo becco per forza. Ne lancio anche un'altra. Oh, ma palleggiamo con Junior. Ma mi sa, ho notato che pure io prima ho perso tantissime vite in un colpo solo, ma mi sa che è tipo, che visto che sono accorti che magari è appalloso come storia, hanno detto vabbè, diminuiamo la vita a tutti così la finiscono prima. Aia, aia. Oh, ma... Ok, adesso è diventato più difficile. Ma ti vuoi colmare, maledetto... Nano maledetto. Che schifo di mossa. Ok.
palleggiamo. Dovrei fare molto male visto che è in quelle condizioni. No, niente. Vediamo un po' che combino con queste. Non tantissimo, eh. E ne lancio delle altre lo stesso. Confermo che le mosse di Freezer sono proprio le più forti del gioco, perché... guardate quanto cazzo di tempo ci ho messo a ucciderlo. Senza avere neanche un po' di vita. Ginyu e Freezer ottengono finalmente l'ultima sfera del drago. È arrivato il momento in cui i desideri si realizzeranno. La rinascita della squadra Ginyu. Abbiamo trovato tutte e sette le sfere del drago. Finalmente ho ottenuto la vita eterna. Che gioia immensa! Se vuole posso ballare la danza della gioia. No, risparmiala per la prossima volta. Comunque hai reagito bene, Ginyu, come mi aspettavo da te. Va bene, come ricompensa per tutto il lavoro svolto, ti offro uno dei tre desideri. Sì, si sente bene? Sei fortunato, sono proprio di buon umore. Grazie, signore, sono profondamente toccato dal suo gesto. Adesso ci deve essere il colpo di scena, perché dai, è stata una palla fino adesso. Le sette sole del drago iniziano a scintillare e finalmente viene invocato Shenron. Ovviamente il desiderio di Ginyu è quello di resuscitare i membri della squadra Ginyu, morti sul pianeta Namek. Nah, dai, è tipo che morisse Freezer, eh? Che cazzo? Oh. Recon! Barter! Jis! Guldo! Ginyu! Tutti a raccolta! Ci deve essere portata l'immagine adesso, dai. Oh, ecco, sono apparsi, meno male. La squadra Ginyu! Il desiderio di Ginyu è stato esaudito. Non ci posso credere, è proprio quello che avevo sempre desiderato! Cioè, come cazzo ho fatto con un desiderio uscito a tutti e quattro, vabbè. Maestro Freeza, grazie. Maestro Freeza? Scomparso! Come può essere? Cosa sta succedendo? Cosa ne è del mio secondo desiderio? Ah, il cielo! Dopo aver esaudito il desiderio di Ginyu, Shenron scompare. Le sfere del drago lasciano Freeza stupefatto, mentre vengono disperse in tutto il mondo. Idioti, avete commesso un errore. Le sfere del drago della Terra consentono solo un desiderio. Uno, solo uno! Che ne è stato della mia immortalità? Scordatela, ma guardati. Cioè, è proprio un coglione Freeza, però, eh. Cazzo, uccidi Junior. È un coglione. Ah! Oh no, non avevo visto, mai visto Freeza così arrabbiato. Oh cazzo! Merda! No, allora è un coglione Freeza, non solo ha ucciso Junior così sparisco proprio le sfere definitivamente. Ma poi è un idiota. È un coglione, c'è poco da dire, quando uno è stupido. Ok, buona fortuna, perché come ho detto prima, Freeza è il personaggio più incazzato del gioco, con le mosse più forti, quindi... Cosa? Ma veramente è il Recom come personaggio che mi fa le mosse. Adesso c'è la Gis, immagino, dall'alto, perché la mossa era quella. E dal basso chi c'ho? Barter? Guldo? Cerco Guldo, perché dai, è il personaggio per forza... Ma lascia, sta fermo. Dai, voglio vedere chi c'ho. Vai in alto. Cacchio, queste... I sassi sono bastardi. No, il cambio di corpo no, eh. L'ho mancato, meno male. Intanto il colpo gliel'ho dato. Non è che ne è un altro da sprecare? Ok, vediamo di beccarlo. Colpiscilo per forza. Ah, ma è proprio ricerca quella di Gis. Buono. Ottimo proprio.
Frieza, per favore, si rilassi, possiamo sistemare tutto. Ma quanto è leccaculo, Genio. Gogo, ma maledetto, questo pianeta! La Terra scompare in seguito alla fuga di Frieza. La squadra Ginyu e Frieza fanno ritorno al pianeta Frieza e... Cazzo è sta musica? Hai sentito? Dopo gli altri il prossimo pianeta è Metamorph. Allora il prossimo obiettivo è stato deciso. Ha! Voglio riposarmi un po'. Ehi, non pensate che Frieza ci abbia usato come schiavi ultimamente? Smetti di blaterare, noi abbiamo dei compiti da svolgere. Andiamo, squadra Genio, avanti e mash! Ho! Boh, animato questo. Che musica? Niente musica? Muto? A quanto pare sì. Brutto però muto, dai. Sembra la musica, almeno quella dell'inizio, così, a minchia. No, no, boh, muto, dai. Vabbè. Comunque questa qua è la storia di Genio. Red Fox alla prossima, ciao, perché sono la parte dura troppo e ci vediamo alla prossima con, credo, il Dottor Gero.